Allora, presidente Abruzzese, è finito questo campionato, c'è grande soddisfazione, avete raggiunto tutti gli obiettivi prefissi all'inizio della stagione. È stata una stagione bellissima, siamo andati oltre il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo era quello di fare un campionato tranquillo, di raggiungere il più presto la salvezza e di lanciare i giovani soprattutto i rossanesi. E abbiamo raggiunto questo obiettivo con largo anticipo e siamo arrivati quindi in classifica, quindi una grande soddisfazione. L'anno prossimo si può tentare l'assalto al campionato di eccellenza. E noi abbiamo fatto un programma, quest'anno è stato il primo anno, il primo gradino. Il prossimo anno cercheremo di fare meglio di quest'anno, quindi partiamo da un quinto posto e meglio significa già arrivare nei playoff e poi non diciamo altro, poi se il tutto dovrà essere costruito come abbiamo fatto quest'anno e poi vedremo dove arriviamo. Ma la cosa importante è la serenità e l'armonia con cui quest'anno abbiamo affrontato il campionato. Siamo con Giuseppe Sifonetti, ultima gara di campionato, c'era da vincerla perché ci tenevate a vincere quest'ultima partita e dunque ci siete riusciti in modo abbastanza agevole, possiamo dire. Sì, come avevamo detto io e il mister prima della partita e durante la settimana, ci tenevamo molto a raggiungere questo quinto posto in classifica perché rispecchiavano i sacrifici e il valore che abbiamo messo in campo quest'anno i giovani e i meno giovani, quindi ci tenevamo molto. Credo che abbiamo disputato a tratti una buona partita, il risultato lo rispecchia, quindi siamo contenti, siamo soddisfatti e pensiamo al futuro adesso. La cosa più positiva? La cosa più positiva è aver messo in campo dei giovani che nessuno ci credeva, che nessuno magari gli avrebbe dato fiducia in questo campionato che non è facile come quello della promozione e quindi va dato merito e atto all'allenatore che ci ha creduto, alla squadra che li ha supportati e quindi questa è la cosa più che positiva. Lo dirà nei prossimi comunicati la Lega che decreterà la squadra che ha giocato con più giovani con un premio così cospicuo. Allora, mister Luca Loisi, si chiude con una vittoria, sono 43 punti, di cui 34 costruiti qui, allo Stefano Rizzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che era una squadra abbastanza giovane che in casa riusciva ad esprimere tutto quello che provavamo durante la settimana. Abbiamo ottenuto questi 43 punti, oggi è finito il campionato, siamo arrivati quindi in classifica nella griglia dei playoff, anche se i playoff non si fanno. Siamo a una differenza reti positiva, visto che avevo chiesto alla squadra oltre di vincere anche con qualche gol di scarto in più, proprio perché la sconfitta della Morra eravamo andati a meno uno, tre gol fatti e gol subiti, quindi avevo chiesto questo. Ci siamo riusciti e adesso ci vediamo a questo quinto posto che sicuramente nessuno si aspettava, né gli addetti ai lavori, nella società, nemmeno noi. Ci speravamo, però nessuno se l'aspettava. Poi strada facendo siamo riusciti ad ottenerlo e quindi ora siamo soprattutto felici per questo e per il doppio. La doppia vittoria, oltre ad essere arrivati quindi in classifica, per il fattore che siamo la società che ha fatto giocare più giovani di tutti. L'episodio della stagione che ricordi con maggiore piacere? Ma sono tutti, a partire da quando mettevi un under sotto età in campo e ti dava la risposta, a quando sei riuscito a vincere fuori casa contro il Roggiano che all'epoca era secondo in classifica, quando hai battuto la capolista, attuale capolista, il Sabbia. Sono tanti, però l'episodio più bello, l'episodio che oggi ricordo è stata la riunione di agosto, quando ci siamo guardati con una squadra giovane. Nessuno aveva il coraggio di dirsi ma sono troppo giovani, siamo troppo inesperti, nessuno l'ha detto, magari l'abbiamo pensato tra di noi e ci siamo avventurati. E oggi posso dire che questa squadra giovane inesperta è arrivata quindi in classifica, sopra diverse corazzate, perché c'è una squadra che in girone d'andata che erano state costruite per vincere. Siamo arrivati sopra diverse squadre, abbiamo fatto bene. Per non dire benissimo, e quindi questo è un altro episodio che ricordo molto bene, la costruzione appunto di questa squadra che è iniziata dal mese di giugno-luglio.